Ciao a tutti, sono Guido, benvenuti sul canale YouTube di Yoga Garage. Oggi vediamo Ashtavakrasana, una posizione di equilibrio sulle mani, requisiti, magari un po' di apertura nei fianchi. Ci sono tanti altri video in cui magari puoi lavorare su questa apertura, sulla rotazione esterna del femore. Prendi la gamba destra e portala più su che puoi, verso la spalla. Per bloccare la gamba qui, quando l'hai messa più in alto che puoi, con il braccio destro, porta la mano giù, così magari riesci a tenerla lì, spingendo indietro con il gomito, con il braccio destro. Ok, quando sei qua, metti il piede sinistro, la caviglia sinistra sopra la caviglia destra. E stai qua. Passaggio successivo, ti tiri su, spingi nelle mani, spalle leggermente in avanti. Passaggio successivo, stendi le gambe con le braccia dritte. Passaggio successivo, pieghi le braccia e porti il mento verso terra. Ok? E poi ritorni. Questa brevemente Ashtavakrasana. Fermati dove senti che devi lavorare. Passaggio, ovviamente provalo anche dall'altra parte con la gamba sinistra. Passaggio successivo, se ti senti bene in questa posizione, Ashtavakrasana, possiamo provare a farla da Salamba Shirshasana, la verticale sulla testa. Quindi, in ginocchio, mani in linea con le ginocchia, fronte alle ginocchia. Inspira, vieni su. Tieni i gomiti stretti. Trova la verticale sulla testa. Ovviamente guarda prima, impara prima a fare la verticale sulla testa se ne hai bisogno. Abbiamo altri video per questo. Poi vieni giù, pieghi le gambe, ti appoggi con il ginocchio destro sulla spalla destra e poi tiri sulla testa e cerchi di far passare sotto, attraverso le mani, la gamba sinistra. Metti il piede sinistro sopra il destro, Ashtavakrasana. Per tornare, ti tiri su, porti il piede sinistro indietro e ritorni sulla testa. Gambe dritte, vieni su e Chaturanga. E poi fai dall'altra parte. Ok, grazie per aver guardato il video. Iscriviti al canale per qualsiasi cosa siamo qui. Ciao, a presto!